shit, vai! Guarda costo, figliole, guarda costo. Zitto, stai zitto, zitto. Ciao, bro. Che? Che vuoi? Onde vai? Mi scemo a farne un giro. Se potete fare? Ma che giro? Cammina in, cammina. Camminate dentro. Ma ti rendi conto? E meno male che ti abbiamo fermato. Se no tu avresti pescato pesce bello nato. Ma noi teniamo famiglia, Pietro. O capisci questo? Hai da trovare una soluzione. E l'hai da trovare subito, Pietro. Bruno, il comandante sta facendo l'impossibile per risolvere questa storia. Le chiacchiere non bastano, Pietro. Che parole non si mentono sopra un fuoco a cucinare. Che sta succedendo qua? Il comandante, che sta succedendo? Che il mio equipaggio siamo usciti per mare nonostante i divieti della pesca e volevamo buttare le reti. E ho voluto sapere perché. Perché ci abbiamo tutti quanti i famigli da mantenere. Comunque questi sono i documenti del mio peschereccio. E prendete pure i provvedimenti che volete, va. Tu lo conosci bene, questo Bruno? Come no? Ha una bambina come la mia. Fanno il catechismo insieme. È una bambina malata. E di che soffre? Esattamente non lo so, ma... se è viva è un miracolo. E le medicine per curarlo costano tanto. Appena puoi, vai da lui. Vedi se ha bisogno di qualcosa. Qualsiasi cosa. Dobbiamo cercare di stare il più vicino possibile alla gente in questo momento. Il più vicino possibile, Melluso. Cosa succede, tenente San Marco? Ammiraglio, ho dovuto bloccare la pesca su gran parte dell'area al largo di Tropea. È un provvedimento molto, molto grave. Ma ci sono dei casi di avvelenamento sospetto. Anche uno dei miei uomini è stato colpito. E non me ne andrò di qui finché non avrò risolto questa faccenda. Mi dica come posso aiutarla, allora. Mi servirebbe un esperto di fondali marini. Dovrebbe venire qui al più presto, ammiraglio. Va bene, vedrò cosa posso fare. Grazie. Sono l'ammiraglio Cordari. Buongiorno, ammiraglio. Mi serve immediatamente un esperto di recuperi sottomarini. È successo qualcosa di grave? Sì, si tratta di sostanze tossiche, probabilmente. Lo dissi già. Io le vostre domande, senza avvocato, non rispondo. Abbiamo arrestato Ibrahim. Quello che ti ha aiutato a scaricare i fusti in mare ha confessato. Perciò, compadre, ti conviene collaborare. Compadre, tu lo sai cosa c'è in quei fusti. E anche se non lo sai, di sicuro lo sa chi ti ha dato l'incarico per farli sparire. Quindi dammi sto nome e falla finita. Non mi sento bene. Non mi sento bene. Voglio il dottore. Dottore! 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 Avvocato! Dottore! È inutile, capitano. Dottore! Dottore! Avvocato! È arrivata la segretaria di compatri. L'ho fatta venire qui perché credo che lei sia l'unica persona che può aiutarmi. E da me che vuole? Vorrei fare un patto. Lei convinca compatri a collaborare con la giustizia. Lei? Io parlerò con il magistrato. Ci sono leggi che aiutano chi si pente, ma dobbiamo fare presto perché abbiamo poco tempo a disposizione. Ascolti, Clara.
Compatri ha fatto molti errori, troppi. Ma è ancora in tempo per cominciare a camminare su un'altra strada. Lo aiuti a prendere quella strada. Solo le persone che ci amano veramente possono darci il coraggio per affrontare quello che ci fa paura. Mi ascolti? Ma hai capito quel povero Cristo di Bruno? Sono stato costretto a fermarlo. Perché nonostante il divieto della pesca, quello voleva uscire. E meno male che ha convinto San Marco a non farci la multa. Ma pensa te, io l'altro giorno ho visto la moglie con la bambina. Fa la comunione una settimana prima di Maddalena. Lo so. Quello già c'è il problema della malattia della figlia. La verità è che quando piove, piove sul bagnato. E il bagnato ci mette un sacco di tempo per asciugarsi. Lo so. Ma prima o poi il bagnato si asciuga. Oh, sai che facciamo? Ci andiamo noi una mano a Bruno, no? Prendiamo un po' dei nostri soldi e ci facciamo un prestito. Dici che non si offende? Se ci vai tu dalla moglie, quella non si offende certamente. Ciao. Ciao. Che fai? Spiegi la gente adesso? Ma che? Sto cercando di capire se oggi può essere una giornata buona o cattiva. E l'hai capito? Forse cattiva, ma con una piccola schiarita sul tardi. Io vivo per quelle piccole schiarite sul tardi, sai? Allora, a dopo. Allora, a dopo? A dopo. La mia parte, come vede, la sto facendo. C'è già paura. Prima di buttarsi vuole delle garanzie. Ok. Informerò il magistrato oggi stesso. Comandante. Oh, Gloria, dimmi. Ha chiamato l'ammiraglio Cordari. Gli ha dettato questo messaggio per lei. L'esperto arriva domani mattina. Buon lavoro. Grazie, Gloria. Finalmente una bella notizia. Comandante, nella sala c'è un ospite che la sta aspettando. Un ospite? Per me? Sì, per lei. E tu chi saresti? Come ti chiami? Io sono Totò. E chi ti manda, Totò? Don Carmine che mi manda. Piano. Lo so. È arrivato? Sì, sta parlando con mamma. Si può? Vieni, vieni, Angelo. Ciao, zio Carmine. Ciao. È finito? Sì, qua l'ultimo tocco. Aspetta. È finito. Ciao, bel tenente. Hai pensato a quello che ti ho detto, vero? Non sapevo facessi anche il barbiere. Solo per papà, però. Ma se vuoi provare la mia lama? Lasciaci soli, Sofia. Dobbiamo parlare. A proposito, zio Carmine, ho ricevuto una buona notizia. Ah. Domani arriva l'esperto che avevo richiesto. Che esperto? Uno che riesce a recuperare i fusti a 40 metri. Minchia, 40 metri stanno. Vedi, anch'io però mi sono dato da fare. Sofia ha fatto delle ricerche su internet. È tutto scritto in inglese. Però mi sono fatto spiegare che cosa c'è scritto. È sui rifiuti radioattivi. Sì, sì. Cioè, i fusti, dice, che si possono seppellire con delle colate di cemento, perché il cemento, dice, che tiene anche sott'acqua, capisci? Sì, ma a noi serve recuperare i fusti per le indagini. Così rischiamo di seppellirli per sempre. Oh. Giusto. Perché io pensavo al paese, sai?
alle famiglie, ai pescatori. Appunto. Zio Carmine, bisogna pensare a tutta la gente. Anche a quelli che rischiano di rimanere intossicati. Comunque, domani arriva l'esperto, lui saprà risolvere il problema. Sì, sì, sì. Noi aspettiamo quello che dice l'esperto e facciamo i corni. Però non ti devi fissare, Angelo, sai? La soluzione non è mai una sola, capisci? Poi tu hai tutta la carriera davanti a te. Ho imparato ad andare avanti un passo per volta. E il prossimo passo è scoprire cosa ha avvelenato il mare. Devo riaprire la pesca. Comunque non me ne andrò da qui finché non avrò scoperto chi ha ucciso Onorato e Cinzia Malvolti. Sei d'accordo? Sì, 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 certo. Li tengo io questi? No. Dammeli, non si sa mai. Ciao, zio Carmine. Ciao. Buona giornata. Io e Angelo siamo di nuovo insieme. Sono molto felice. Ma sei sicura di quello che stai facendo? Angelo oggi ha detto a mio padre che non vedo l'ora di andare via. E che in questo paese si sente soffocare. E che non ce la fa più. Lo so, Margherita, ci ho pensato, ci ho ripensato e mi sono anche detta: ma che cosa c'entro io? Però mi è sembrato giusto avvertirti, altrimenti non me lo sarei mai perdonato. Tu pensi che io mi stia illudendo? Che lui con me stia solo giocando? Io ho paura per te. E tu possa perdere tutto, Angelo e Tony. Tony? Sophie, è stato Tony ad andarsene un anno fa. E non sono stata io a lasciarlo. Margherita, ma tu pensi davvero che Tony ti abbia dimenticata? Che lui sia andato via per non tornare più? Se ha intenzione di tornare, di certo non me l'ha detto. Margherita, Tony è di qui e tornerà. Angelo ormai non è più di questo posto. È andato via una volta e se ne vuole andare di nuovo. Ciao. Sei pronta? Sì, però non mi sento molto bene. Cos'hai? No, sono un po' di mal di testa. E che quando sto così non mi va di uscire di casa. Ti rovinerei la serata. Beh, la serata me la rovini se non esci. Non insistere davvero. Chi se ne frega di uscire, eh? A me non va neanche. Mi fai entrare? Accomodati pure se vuoi, eh. Non fare complimenti. Fai come se fosse casa tua. Versati anche da bere se vuoi. Se vuoi ho del limoncello. Perfetto. Non è molto viaggiato. Thank you.
Ho parlato con Sofia. Mi ha detto che non ti fermerai qui a lungo. E così questa sarebbe la seconda volta che te ne vai. Insomma, io... Margherita, Sofia ha paura che tu possa soffrire di nuovo. Anche zio Carmine oggi sembrava avere una grande fretta che io me ne andassi. E non capivo il motivo. Ma è sempre lo stesso. Ti vogliono bene, vogliono proteggerti. E a quanto pare non si fidano di me. Vorrebbero che tu aspettassi Tony. Sono convinti che tornerà e che tornerà per te. È per questo che stanno facendo di tutto per allontanarci. Ma io di te mi devo fidare. Io di te mi fido. Buongiorno. Buongiorno. Mi scusi, lei è? Tenente di Vascello, Elena D'Apporto. E come mai è qui, tenente? Come mai sono qui? Lei domanda a me come mai io sono qui. Io me ne stavo, tranquilla e beata, a lavorare su fondali incredibili a circa 350 miglia da qui, quando sono stata raggiunta da una specie di ciclone che mi ha informata che ordini superiori e improrogabili facevano sì che dovessi immediatamente salire su un elicottero che mi avrebbe portata qui. Quindi lei è l'esperto di fondali e recuperi della Marina. Perché, comandante? Che ti aspettavi, un tricheco? Scusami, Angelo San Marco. Da quello che siamo riusciti a sapere, il carico è stato sganciato in 5 punti lontani tra loro. Qui, qui. Qui, qui e qui. E che profondità? Da 20 a 40 metri. Non si sa cosa contengano quei fusti? Purtroppo no. Stiamo cercando di far parlare chi potrebbe saperlo, ma al momento... Al momento il tempo scarseggia, se ho capito bene. Tempo proprio non ne abbiamo. Ho dovuto bloccare la pesca in certe zone. Praticamente la metà dei pescatori è a terra. E la situazione è incandescente. Certo, capisco. Farò tutto quello che mi è possibile. Ovviamente hai tutto il nostro appoggio. Come prima cosa avrò bisogno di un alloggio e di un mezzo per andare a vedere da più vicino. Sei fortunato. È appena tornato dall'ospedale uno dei nostri sottufficiali migliori. Sono sicuro che sarà molto felice di darti tutto il sostegno di cui hai bisogno. Era tra le persone rimaste intossicate, ma è stato il primo a venirne fuori. Tempra forte dei guardacoste. Molti altri purtroppo sono ancora in condizioni molto gravi. Adesso caviamo il robottino. Piano, piano. Allora, capo, siamo pronti? Piano, piano. Siamo pronti. D'accordo. Allora procediamo. Subito. Avanti con il robottino. Caliamo, Sì. Ah, ci vuoi provare pure quella d'apporto? Ecco, così. Sei un po' malato. Sì, sì. Tu sei proprio malato. Attento, attenzione. Un po' a me, un po' a me. Piano, 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 piano. Ecco. Pronti, Tieni, 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 tieni. Ecco. Opa. Robottino a mare! La situazione è peggio di quello che pensavo. Sono sparsi sul fondo a circa 30 metri e in punti diversi. Proprio come avevi detto tu, sono superfici di circa 6 miglia. Guarda qui. E abbiamo anche paura che alcuni siano lesionati. Cosa vuoi fare? E soprattutto quanto tempo ti serve? Non lo so, è un recupero difficile, ci vorrà tempo. Io ho letto questo e mi sono chiesto se seppellirli non possa accelerare i tempi. Sicuramente ci impiegheremmo di meno. Voglio capirci qualcosa di più. Tu intanto... Mi metto subito a lavoro.
Chi è? Chi è? Sono Pietro. Buongiorno, Pietro. Buongiorno. Bruno non c'è. Ma... torna presto. Ma è andato al molo con mia figlia. Prego, a fare due passi. Ah. Tanto ormai quello che deve fare... Mia moglie ci è rimasta un po' male. L'aveva fatto con il cuore. Lo so. Ma quello non capisce più niente. Io non so quello che devo fare. Dove è andato? Rito. Dobbiamo fare degli esami importanti per Angela e i soldi non ce li abbiamo. È andato da Capece. Da Capece? Vabbè, ci penso io. No! Non insistere! No, ma dai! Te le ridò tutti! Eh? Per favore, interessi che vuoi? Sì, e come me li paghi gli interessi? Capisca! Ehi! Porta questa alla signora Mammoliti. Bene. Senti, io ti conosco. Tu sei un bravo uomo. Però i soldi non te li posso dare. Ma perché? Perché sennò poi non siamo più amici. Chi ha l'amicizia? Amicizia? Perché noi siamo amici, no? Aspetta, aspetta, papà, aspetta, aspetta. Perché quando due sono amici si fanno dei favori. E io questo favore te lo voglio fare. Però prima me ne devi fare uno a me. Che? Niente. Una sciocchezza. Vieni qua. Aspetta, papà. Vieni, vieni. Una specie di buona azione, mi devi fare. Una cosa da niente. Bruno, tu qui, allora è vero. Quando gli hai chiesto? Ho parlato con tua moglie. Senti, io so tutto degli esami di tua figlia, dei soldi. Ascolta me, lascia stare quello suraio. Ti accompagno io in banca, ti faccio avere un prestito. Conosco il direttore. Ma voi non ci avete niente da fare? Lasciatela stare a mia moglie. Lasciate in pace pure a me. Visto che ci siete, va? Ma non vuoi capire che ti voglio aiutare? E allora fallo. Vuoi te non lavoro per me? Capisci, sì. Vai a fare la carità a qualcun altro. Che noi non abbiamo bisogno di niente. Andiamo, piccoli. Per recuperarli dal fondo del mare, con mezzi e personale adeguati, ci vorrà almeno un mese. No, non possiamo chiedere un mese ai pescatori di Tropea. Mi dispiace. Non so cosa fare. Non è colpa tua. E se davvero li seppellissimo? Sì. Ho studiato queste carte e mi sono anche informata. Questo sistema funziona. I fusti potrebbero essere cementati senza alcun rischio. E in quel caso quanto ci vuole? Organizzando bene la cosa, circa una settimana. Una settimana? La pesca potrebbe riprendere, mentre la verità resterebbe sotto al mare per sempre. Grazie. Nel caso decidessimo di recuperarli, vedi se puoi fare prima. D'accordo. Buon lavoro. Grazie. Sarai bellissima. Però papà, come al suo solito, ha dimenticato le chiavi. Ma la prossima volta lo lascio fuori. C'è suo marito? No, torna a momenti, ma accomodatevi. Ciao. Mi dispiace disturbarvi. Ci mancherebbe. Entrate, entrate. Maddalena, andate su a giocare. Vai, tesoro, su. Vai. Dai, andiamo in camera mia. Prego, su. Grazie. Allora, che succede? Ditemi. Bruno, mio marito. Lui... sta combinando qualche guaio. Io gliel'ho detto, ma lui niente. Non mi ascolta più. Ha accettato un lavoro da Capece, ma io me lo sento che è un brutto lavoro. Lo sanno tutti che Capece è un usuraio e che sta in mezzo a brutti traffici. Ciao.
Mio marito è andato alla Grotta del Porto. Aveva appuntamento col Capece. Che c'è? No, niente, passavo. Beh, allora? Anche la bambina tua fa la comunione, Sì. La mia la fa settimana prossima. La tua quando la fa? Domenica, a mattina. Il vestito ce l'ha già, no? Lavi, lavi. Belli quei vestiti, eh? Peccato che con quello che costano si possono mettere solo una volta nella vita, no? Un vestito così per una bimba come Angela mia è un ricordo e dura tutta una vita. No, Bruno, quello che dura tutta la vita, secondo me, è che un padre resta vicino a sua figlia e che si tiene lontano dai guai. Hai capito quello che voglio dire, no? Credi che non lo so che stai aspettando, capisci? Ma quelli carabinieri lo tengono d'occhio da un mese e stasera lo prendono. Vuoi fare la stessa fine? Tirati fuori da questo casino. Torna da tua figlia. Mi sembra che questo lo puoi accettare, no? Cazzo è questo? Lo stronzo di Bruno non è venuto. Io lo sapevo che non c'aveva le palle. Muoviamoci, andiamo al porto, che quelli ormai stanno per sbarcare. Eccoli, si stanno avvicinando. Vai, vai! Ora, Melluso! Dai, dai! Chiudiamo la riva! Vai! Sotto, sotto! Amina, non portarmi a casa, ti prego.
Non mandarmi al mio paese. Mi ammazzano se torno. Ammazzano sorelle, ammazzano tutti. Capisci? Ti prego. Ah, Melluso. Sì, mi dica. Ci stanno tutti quelli che avete ripescato? Sì, sì, non c'è più nessuno, capitano. Colicchia, noi che facciamo? Andiamo? Franco, vieni con me, dai. Capitano. Sì? La lista è completa. Va bene, Colicchia. Adesso dobbiamo organizzare la scorta. Poi bravi, avanti. Grazie, comandante. Sì, via. Grazie. Sì, sì. Zanoni. Capitano. Tenente. Paolo. Un momento. Pare che c'è una donna incinta con il braccio. Ah, Melluso. Complimenti. Oh, grazie. Grazie. Mi raccomando, dobbiamo organizzarci per la prima accoglienza. Comandante, ha telefonato il dottor Bonanni. Compatria ha deciso di collaborare con la giustizia. Vuole parlare con lei. Ah, grazie. Alla festa? Sì, è andata bene. Capitano. Ci siamo mangiati un sacco. Sì? Ci sono novità. Dica. Compatria vuole parlare. Questa sì che è una bella notizia. Speriamo che ci dica tutta la verità e che finalmente si faccia luce su questa storia. Bene. Così i pescatori potranno tornare in mare. Piuttosto, dammi una mano con quei documenti, che sennò da solo finisco domani, ok? Ma sì, che ti do una mano, non ti preoccupare.